Queste sono le gallette di Alex Theory e in questo video andremo a scoprire se sono veramente così buone come lui sostiene. Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete detto ragazzi, finalmente dopo tipo 5 mesi che non portavo contenuti qui su YouTube, eccoci qui con un nuovo video. E ragazzi, dall'ultimo che avete visto la qualità è aumentata un sacco. Infatti ho cambiato la fotocamera principale, che adesso sto usando una Sony A7 IV, per magari chi di voi fosse interessato. Come potete vedere qui sul tavolo ci sono le gallette di Alex Theory, che nell'ultimo periodo sono molto di moda sui social, proprio perché tante persone, compreso Ciccio Gamer, dicono che sono buone, mentre altre tante dicono che fanno schifo. E quindi ragazzi, io sto facendo questo video per darvi la mia opinione personale se le gallette secondo me fanno schifo oppure sono buone. Oltre a darvi il mio parere personale, ho anche comprato delle gallette normalissime del supermercato per fare anche la comparazione di qualità, per vedere se le sue gallette sono veramente delle gallette artigianali o sono delle semplici gallette del supermercato ricoperte da degli aromi. Ed eccoci qui col primo pacchetto di gallette. Prima di iniziare con l'assaggio vi volevo dire che le gallette le ho prese il 7 ottobre e mi sono arrivate oggi, che è il 26, e le ho pagate 35 euro. Praticamente ho preso il minimo indispensabile per avere l'ordine, quindi il pacchetto da 12 gallette dolci. Ok, il gusto devo dire che è buono. E adesso stiamo assaggiando Vanilla Dream. Quindi prendiamo la prima galletta. Come vedete questa qui è la galletta del supermercato e questa qui è quella di Alex Theory. Adesso le metto a confronto. Di spessore questa qui è più fine, questa qui invece è più grossa. Quindi questa mi sembrerebbe quasi artigianale. Quindi ora direi di assaggiare. Allora, su sto boccone non si sente niente di vaniglia, quindi io direi che faccio una roba del genere. Ecco, ecco, ora infatti sono messe meglio. Ah, sincero, il gusto vaniglia si sente pochissimo, anche se, come potete vedere, la galletta è ricoperta per bene di aroma, però sincero secondo me si sente pochissimo, quindi a questa galletta gli darei un 5. Ed eccoci qui col secondo gusto. Come vedete questo qui è il Dark Orange, che praticamente dovrebbe essere un gusto a base di cioccolato. Quindi andiamo subito ad aprirlo. Ok, questo qui l'odore è molto più forte. Adesso prendiamo la solita galletta del supermercato per fare la comparazione. Adesso vi faccio vedere. E si vede che i bozzi sono più grandi. Questo qui, cioè, la sentite proprio che è del supermercato. Ok, ci piace. E ora direi di assaggiare. Questo gusto mi piace abbastanza. Però l'unico problema è che all'inizio senti un botto l'aroma, poi mentre la mastichi verso la fine senti soltanto la galletta normale. Comunque dai, questo qui rispetto all'altro che era un 5, questo qui gli darei un buon 8. A me piace abbastanza. Ed eccoci al prossimo gusto. Questo qui è Choco Banana. Qua non c'è nulla da mostrarvi, quindi apriamo subito. Comunque non so perché metà confezione mi sono arrivate trasparenti, invece l'altra metà mi sono arrivate così argentate, boh. Ah, questo qui, questo qui tra i tre che ho assaggiato è quello che sa meno da chimico. Ok, anche questa è identica all'altra di aspetto. L'odore è buono, ora la spezziamo. Quindi se quello di prima era un 8 e il primo che sapeva da niente era un 5, a questo qui darei un 6, perché si sente un attimo un pochino più di quello alla vaniglia. Ed eccoci qui col quarto gusto. Questo qui è biscotto al cioccolato ed è quello che ho più aspettative, sincero, perché è quello che mi interessava di più. Quindi adesso direi che la polvere la spargiamo prima di aprire la confezione. Che comunque le confezioni pensavo si richiudessero meglio. Quindi galletta è questa. A parer mio assomiglia di più a quelle del supermercato. Le faccio vedere. Così di lato sono proprio identiche. Anche come superficie queste qua sono veramente simili, uguali spiaccicate. Quindi secondo me questa può essere presa al supermercato. Ora la spezziamo. Oh no. Stessa roba di quello di prima, non sto tanto a discutere. Gli darei un 6, basta. Sincero, almeno su questo pensavo era più buono, invece è come quello di prima, si sente veramente poco, quindi gli darei un 6 anche questo. Ed eccoci qui col penultimo gusto. Questo qui praticamente è cioccolato fondente, quindi andiamo subito ad aprirlo. Ora andiamo a ricoprirle per bene. Li apriamo subito. Oh là ragazzi, questo è l'odore che più mi piace di tutti. Cioccolato fondente, non è acido, perché gli altri avevano un pochino di acidità che sembrava proprio chimico. Ah, questo qui di odore mi piace un botto. Mi ricorda un pochino Nesquik tipo. Ora facciamo comparazione con l'altro. Come vedete, stesso spessore, la superficie è così, quindi praticamente sembra uguale a quella del supermercato, forse un po' meglio di quella di prima. Ok.
Quindi ragazzi, col cioccolato fondente darei un bel 8, che per ora sincero sono le galette che mi sono piaciute più di tutte. Ed eccoci giunti all'ultimo pacchetto di gallette. Questo qui ragazzi, a parte scherzi, è il gusto che spero sia il più buono, perché è Bounty e a me i Bounty piacciono un botto, quindi direi subito di andare ad aprirlo. Ovviamente andiamo a, a ricoprire per bene. Quindi ora apriamolo. Sì, è un po' un casino aprire. Ah, ok. Queste qua sono da Bounty e sono poco da chimico. Vorrei prendere una galletta intera, ma questo qui mi è andato disintegrato. Vabbè, prendo l'unico pezzo di galletta che si è salvato. Faccio vedere anche quello davanti. L'odore è buono. No, no, no. Non li assaggio perché non ci credo, non sa niente. Olla, questa era bella in fondo. Ok, questa qui è ricoperta per bene, quindi se non sa da niente un po' mi incazzo. Quindi se quelle di prima erano cioccolato fondente dato 8, queste qui sono un pochino sotto, perché mi aspettavo di meglio, quindi gli darei un 7,5. Ok ragazzi, eccoci giunti alla fine di questo video. Spero che il video vi sia piaciuto e magari ad alcuni di voi potrebbe tornare utile se è intenzionato a comprare queste gallette. Ora, parlando seriamente, messe in confronto alle gallette del supermercato, queste qui sono molto più buone. Magari il mio voto potrebbe essere stato influenzato dal fatto che queste gallette hanno avuto molto hype sui social e le ho aspettate anche tipo una ventina di giorni, quindi il mio voto potrebbe essere anche stato influenzato da questo. E niente ragazzi, queste qui erano le mie valutazioni più oneste possibili sulle gallette di Alex Theory. Spero che questo video vi sia piaciuto e magari in parte posso aiutare qualcuno di voi nella valutazione dell'acquisto di queste gallette. E detto questo ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi, lasciare un like e di condividere il video. E detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella a tutti! Ciao!